Antrax oggi è un'azienda leader per quanto riguarda l'innovazione e lo sviluppo di radiatori di design in ambito europeo. È nata nel 1997 quando ha iniziato la produzione di caminetti. Nel 1997 le aziende che utilizzavano il web come strumento di comunicazione erano molto poche e posso dire che sin dagli esordi c'è stato un contatto con un giovane ingegnere che era il dottor Giuseppe Ricci, fondatore dell'Action One to One, che tramite questo contatto è nato subito una simbiosi tra azienda e web marketing che ci ha accompagnato fino ai giorni d'oggi. Nel 2003 l'azienda ha iniziato la produzione di radiatori e quando si è approcciata al mercato c'erano dei marchi già consolidati, il mercato era saturo, quindi c'era l'esigenza di innovare. L'innovazione ha seguito l'Antrax in tutti quanti gli aspetti, dalla comunicazione, dal web marketing al prodotto. Per fare questo ha chiesto da subito l'aiuto di designer di fama internazionale. Il primo designer con cui abbiamo iniziato a lavorare è stato Massimo Ioseghini e da quel momento in poi si sono susseguita una serie di designer importanti, sia italiani che esteri, e questo ci ha consentito oggi di avere diversi riconoscimenti in ambito internazionale. L'azienda ha ricevuto 2 menzioni d'onore al Compasso d'Oro, abbiamo ricevuto diversi premi internazionali, il Good Design di Chicago, fino ad arrivare all'ultimo che verrà consegnato il prossimo anno, che è il German Design Council. Il Made in Italy oggi aiuta tantissimo a vendere prodotti all'estero, però dobbiamo avere la consapevolezza di vendere realmente un prodotto che è Made in Italy. Antrax in questo campo può dire di sviluppare tutti i prodotti interamente in Italia, tutta la produzione avviene interamente in Italia e tutta l'espressività del marchio Made in Italy è racchiuso nei prodotti Antrax, perché i prodotti vengono realizzati, customizzati per i clienti su misura, dimensionabili al centimetro, su 200 variabili cromatiche, quindi sostanzialmente viene costruito un radiatore come se fosse un vestito di alta sartoria. Guardare all'estero non vuol dire solamente strutturare l'azienda, ma vuol dire fare anche comunicazione all'estero. Una cosa che è cambiata negli ultimi anni è il come si comunica. Con l'evento del web e di internet si sono presentate nuove opportunità e sicuramente oggi uno strumento come il web è determinante per fare comunicazione all'estero. Active One to One è la web agency che ci ha seguito sin dalle nostre origini. Come noi produciamo prodotti sartoriali, Active One to One è stata un'agenzia che è stata in grado di seguirci passo passo creando e costruendo un vestito attorno all'azienda in linea con quelle che erano le nostre aspettative e soprattutto le nostre ambizioni per il futuro. Io consiglio a tutti una web agency di riferimento, una web agency che guarda il futuro e sotto quest'ottica Active One to One è sicuramente l'agenzia giusta.